Ciao, sono Luca Terni e si sa, per me la ciccia è tutto. Sì, perché io ho iniziato a fare questo lavoro che ero un bimbo, dal mio babbo che aveva imparato dal suo babbo. Perciò sono un custode sicuramente di tradizioni. Conosco sicuramente tutti i segreti che la carne ha da svelare. Però c'è un ma. Oggi le tecnologie alimentari si mettono al nostro servizio per spiegarci anche a noi di più su questo lavoro. E perciò benvenga. Mi trovo alla Stagionello Academy perché la formazione è sempre molto importante, perché sono veramente molto incuriosito da questo device e soprattutto perché può essere un punto di unione tra le tradizioni e le innovazioni che queste macchine si portano dietro. Questa macchina ci dà dei requisiti veramente importanti, esatto. In primis, che è il più importante di tutti, è la sicurezza alimentare. La non formazione di muffe, perché date retta a me, sulla ciccia quando matura la muffa non ci deve essere. Qua possiamo fare in maturazione aerobica da un mese a un anno. Poi la ricetta climatica, che ricrea quei microclimi particolari che avevamo prima e come sappiamo oggi non ci sono più. Poi c'è la gestione dei fattori fisici, la temperatura, la ventilazione e l'umidità, che fanno parte del Cuomo Method, che è il vero segreto dello Stagionello. Questa che abbiamo qua dentro è la sonda pH. Questo è un altro segreto di questa incredibile macchina, perché questa servirà a controllare il pH dall'inizio della sua maturazione fino alla fine, tenendolo controllato e gestendolo. Per parlare di maturazione della ciccia servono almeno 28 giorni, come questa splendida bistecca che vedete qua. Questa è maturata per 28 giorni, ma si può arrivare anche a un anno, avete capito bene, un anno, come questa bella bambolina qui, che vedete all'esterno ha un colore cioccolato, ma sotto la maturazione sarà perfetta, in modo da rendere la ciccia morbida, gustosa, saporita, ma soprattutto sicura. Questa macchina qua si chiama Stagionello Meat Device. Vi dico così perché oltre a fare una splendida maturazione della ciccia, fa anche un'altra grande opzione, che è quella di creare in soli 40 giorni queste splendide bresaole in ogni periodo dell'anno, utilizzando tagli più nobili come il girello o tagli anche meno nobili come il controgirello, come insomma tagli di coscio, fesa, sottofesa, quello che volete. Stagionello vi mette a disposizione anche una concia per fare queste meravigliose bresaole. Perciò abbiamo sì un maturatore, ma anche uno splendido stagionatore. Un'altra caratteristica dello Stagionello Meat Device è la cottura a bassa temperatura, 65 gradi al cuore. E questo sistema ci permette di fare degli splendidi salami cotti di bovino come questo, che per noi, che l'etica animale è importantissima, ci permettono di utilizzare anche le parti un po' meno nobili e fare dei bei prodotti in questa maniera. Se non vi ho detto abbastanza, ve ne dico un'altra. Si chiama Cleaning Place. Esatto, vuol dire che questa macchina si lava da sola. Alla fine di ogni ciclo produttivo si toglie il materiale e lei ha un programma dove si lava completamente da sola. Ma poi non dove potremmo arrivare tutti, ma si lavano tutte le parti meccaniche all'interno. Esatto, fa da sé. Questa nebulizzazione si chiama Fumotic, serve a gestire il calo peso che non sarà superiore al 13%, perciò la ciccia durante la maturazione sarà sempre reidratata. Poi può essere un'opzione che serve ad affumicare oppure aromatizzare con dei profumi che Stagionello ci mette a disposizione. Ecco il Fumotic. Beh, devo dire che questi motivi mi sembrano più che sufficienti. Lo sapete qual è il motto della famiglia Cuomo? L'innovazione è una tradizione ben riuscita. Sì, ci avete proprio ragione. Ciao!